Benvenute, oggi realizzeremo una margherita con l'uncinetto. Cominciamo. Facciamo il famoso cerchio magico e lavoriamo 6 maglie basse. Stringiamo il cerchio. E chiudiamo il giro con una mezza maglia. Nel secondo giro dobbiamo raddoppiare le maglie, quindi facciamo una catenella che sostituisce la prima maglia bassa e in ogni maglia di base lavoriamo 2 maglie basse. Chiudiamo il giro con una mezza maglia. Nel terzo giro facciamo una catenella e sempre a maglia bassa aumentiamo una maglia ogni 2 maglie di base. Chiudiamo il giro con una mezza maglia. Il quarto giro lo lavoriamo tutto a maglia bassa senza fare aumenti. E come sempre lo chiudiamo con una mezza maglia. Ora cambiamo il filato e realizziamo i petali della margherita con l'uncinetto. Lavoriamo 12 catenelle. Nella terza catenella facciamo un punto basso. In quella successiva lavoriamo una mezza maglia alta. E a seguire 6 maglie alte.
e per finire una mezza maglia alta. Dall'ultima catenella rimasta estraiamo un'asola. Ne estraiamo un'altra dalla prima maglia di base che incontriamo del filato giallo, in questo modo, avvolgiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo le due asole. Ora lavoriamo una maglia bassissima in questo modo. E continuiamo a maglia bassissima per tutto il contorno del petalo della margherita. Arrivati sulla punta del petalo per girare, facciamo una catenella prima di proseguire a maglia bassissima. Alla fine del giro, lavoriamo un'ultima maglia bassissima nella stessa maglia di base gialla lavorata in precedenza. Il primo petalo è terminato, ricominciamo da capo per realizzare il secondo e proseguiamo sempre nello stesso modo tutto intorno al filato giallo. Il tutorial termina qui. Un saluto e a presto!